punto, visto che insisteva, devo per forza di cose, se no mi picchia, ha detto, non è vero, persona speciale, fossero tutti così, posso permettermi di dirlo. Lascio la parola a Don Pietro, io devo leggere perché ho una memoria da Don Pietro Sacchi, della chiesa San Pietro Apostolo, dico bene, praticamente per quelli di Voghera Don Orione, tanto per capirci. Don Orioni, chiedo scusa. Abbiamo già collaborato con lui al tempo degli aiuti per l'Ucraina e ci è piaciuto il suo modo di fare, il suo modo di interpretare, il suo modo di agire soprattutto. Ho fatto 3 viaggi da 50 persone. Ci fa piacere. Quindi lascio a lui le parole innanzitutto perché lui ha, diciamo, nel 1900, quando è che Terre di Mezzo l'hai creato? Nel 2018. Nel 2018 ha creato questa associazione a cui noi poi, voi soprattutto, doneremo i soldi, che si chiama Terre di Mezzo. Lascio la parola a lui che faccio prima e finito il tutto, quando lui avrà finito di parlare, ma sarà stupendo, impartirà la solenne benedizione per chi vorrà, naturalmente, a tutti i presenti. Dopodiché vi racconterò 2 cose prima di partire. Lascio la parola a Don Pietro, un applauso. Allora, chiedo solo una cosa, ma è uno sfizio mio. Tra di voi facciamo un sondaggio. Chi ha l'Early per alzata di mano? Chi ha l'Early? Ok. Chi ha un Custom, un Chopper? Ok. Perché volevo iniziare, mi avete fatto emozionare venendo qui e mi sono venuti in mente i nomi di alcuni profeti, penso che li conosciate: Peter Fonda, Danny Super, Jack Nicholson, Mickey Rourke. E gli altri profeti che mi hanno influenzato sono Lemmy Kilmister, che ha fondato i Motorhead, Nicky Six dei Motley Crue. Ecco, tutte persone che nella mia adolescenza, io ero un ragazzo arrabbiato perché ho perso la mamma a 13 anni, mi hanno trasmesso quella capacità, con la musica rock e le loro moto, di sublimare la mia rabbia, di farci qualcosa di buono. Questo però ci sono voluti anni. Il mio percorso mi ha portato in Africa, negli ospedali, a fare volontariato, e quando sono tornato in Italia, oltre ad avvicinarmi a un Dio che non conoscevo, perché se Dio c'era non poteva essere buono per me. Io non credevo in Dio e se ci credevo era meglio che stesse lontano da me. Un certo Bonhoeffer, un pastore protestante decapitato da Hitler nel tempo della Shoah, gridò dal pubblico ai suoi fedeli, e vorrei farlo io oggi con voi: vivete come se Dio non esistesse, perché il Dio che vi stanno rifilando non esiste. Ecco perché molte volte ragazzi incazzati come me con la vita, con il senso mancato della vita, con una società che fa schifo, o meglio mi faceva schifo, non mi sentivo di credere in Dio, e se Dio c'era, quel Dio io non lo volevo. Poi però, questa è una storia mia e non vi riguarda, dopo un frontale in macchina, sono uscito dal vetro davanti della macchina, ho fatto 10 metri in volo e sono atterrato con la faccia, è stato Dio a trovare me, non io lui. E da lì è iniziato un percorso pazzesco. Tornato dall'Africa, come vi dicevo, dove mi sono spinto per la mia passione verso la dimensione missionaria degli ospedali, eccetera, ho trovato un'altra Africa. Sono 20 anni che lavoro in una missione bellissima che si chiama Carceri di Massima Sicurezza, carceri comuni, sezioni speciali, trattamento avanzato, comunità di minori, psichiatria minorile, e porto i giovani delle scuole con gli strumenti del teatro, della musica, a volte la musica rock, del cinema, dell'arte, a incontrare questi sottomondi che tanto mi ricordano i miei eroi maledetti che non ho mai dimenticato. La mia musica l'ascolto sempre, ricordo i miei sabati sera che finivano mercoledì mattina, come molti dei vostri, immagino, no? Ecco, non ho la pretesa di convertirmi, sappiate però che qualunque sostegno in Terre di Mezzo va ad accompagnare dei progetti di reinserimento socio-lavorativo di gente che la società ha scartato completamente, di persone in cui nessuno si sente più di investire, di ragazzini che non hanno un patentino abile a frequentare i locali di lusso. Ecco, noi cerchiamo di creare da una parte il sostegno dell'inserimento socio-lavorativo, dall'altra, solo su Voghera abbiamo 2 appartamenti per detenuti permessanti
e percorsi in semilibertà. Dall'altra portiamo le scuole e i giovani a contatto con questi mondi perché si dicano in cuor loro che lì ci sono delle persone, non delle categorie da scartare. Costruire quella cultura includente, accogliente, che ci fa non tutti uguali, fa qualcosa di più. Nella nostra diversità fa ognuno prezioso, alla pari dignità certamente, ma per quello che ciascuno vale nei suoi talenti personali. Io mi taccio, ho finito, vi ringrazio per questo invito. Bene, allora, se ci fosse un rombo adesso sarebbe una figata veramente. Già abbiamo un motore che fa il quattro tempi, pesante. Mi accendete una moto per favore? Una, eccolo lì il vichingo che parte, fighissimo. Ah no no, aspetta, accelera quando dico il Signore sia con voi, ok? Il Signore sia con voi. Il benedica Dio Onnipotente che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Buona domenica.